A tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad Autonomy Unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione un altro headset da gaming, precisamente ricevuto da Rockat. Parliamo delle nuove cuffie da gaming di tipo stereo Rockat Nose. Partendo dalla confezione, abbiamo una classica confezione di cartone di medie dimensioni sulla quale possiamo osservare nella parte frontale l'immagine illustrativa del prodotto, ai lati qualche informazione, così come le caratteristiche principali del prodotto nel retro della confezione stessa. Osserviamo già un'ulteriore immagine illustrativa che ci illustra come le Nose abbiano un microfono di tipo removibile e quindi possono essere impiegate grazie alla compatibilità del jack 3,5 mm sulle console di ultima generazione e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. All'interno della confezione troveremo una documentazione di poche pagine, uno splitter per utilizzare le cuffie appunto con uno smartphone, un tablet o comunque qualunque altro dispositivo dotato di un ingresso 3,5 mm. I connettori in ambo i lati sono placcati oro, come possiamo osservare. A seguire troviamo il microfono removibile, completamente flessibile, con cancellazione del rumore, connettore sempre 3,5 mm, placcato oro. Ed infine troviamo le cuffie, le Rockat Nose. Come osserviamo, il design è elegante e classico, grazie a una colorazione total black. Le Nose hanno un peso complessivo di circa 210 grammi. Le dimensioni sono medie, abbiamo possibilità di ampliare, diciamo, la grandezza, quindi per calzare meglio le cuffie sulla testa di ogni persona, di ogni videogiocatore. Nella parte superiore della headband troviamo la serigrafia incisione Rockat, dotata di una superficie in ecopelle. Nella parte interna della headband troviamo una buona imbottitura in spugna nella parte interna, con un rivestimento in tessuto nella parte esterna. Come dicevamo, possibilità di regolare le cuffie. Abbiamo un minimo di gioco ai lati, per calzare sempre le cuffie nel migliore dei modi sulla testa di ogni persona. Per quanto riguarda i padiglioni, osserviamo una superficie rugosa e ovviamente la scocca è realizzata in plastica. Nel padiglione di sinistra osserviamo nella parte inferiore l'ingresso per il microfono, che, come possiamo osservare, ha un taglio per cui l'inserimento è obbligato, non potremo sbagliarci. Le Nose hanno anche i comandi, diciamo, sulla cuffia, quindi per disattivare e attivare il microfono ci basterà premere un semplice tasto e per regolare il volume agire sulla rotellina posta nel padiglione di sinistra. Il padiglione di destra presenta la serigrafia del brand, quindi in questo caso Rockat, mentre quello di sinistra troviamo il nome del modello, in questo caso le Nose. All'interno troviamo dei padiglioni con una buona imbottitura, sempre in tessuto, quindi non in ecopelle, quindi sicuramente gioverà di questi tempi, che inizierà sicuramente a fare caldo, e anche se farà caldo comunque vorrete sicuramente giocare o comunque ascoltare musica o utilizzare il computer, e quindi ne gioverà sicuramente a livello di sudorazione, diciamo. I driver impiegati per le Rockat Nose sono da 50 mm. E possiamo osservare infine il cavo rivestito in treccia di tessuto di circa 2 metri di lunghezza, quindi una lunghezza sicuramente adeguata ad ogni utilizzo, ad ogni posizionamento delle cuffie dietro, davanti il computer. Ed infine troviamo i due connettori jack 3,5 mm placcati oro, che andranno inseriti nella scheda audio interna del computer o dedicata, che voglia si dire. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete ovviamente la recensione completa con foto dettagliate, test, impressioni e infine le conclusioni su questo nuovo prodotto per quanto riguarda gli headset da parte di Rockat. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff.